per quanto concerne la partita, niente, la partita è stata, secondo me, è stata giocata molto bene. Siamo partiti molto bene il primo tempo, siamo andati meritatamente in vantaggio, potevamo fare anche il raddoppio. Il secondo tempo hanno avuto un'occasione da gol, un tiro, non so, io l'ho visto anche da lontano, non so, magari se Barbetta andava più deciso forse poteva anche arrivarci, però hanno fatto un gol, noi abbiamo prestato per tutta la partita, penso che il risultato di 3-1 sia il risultato quello giusto, quello espresso dentro al campo. Indispensabile per questa squadra, la squadra ha risposto come solito, come sempre, e come ho sempre detto, l'unione fa la forza, e la squadra e il pubblico hanno fatto il loro dovere. Speriamo che magari anche in futuro, oltre a quello che ha fatto la società, possa fare anche di più per essere ancora più adeguati a questa società, a questa piazza. Ma guarda, è sofferto tutto il dovuto, io sì, tutti quanti soffriamo, qualche, sai, sull'1-1 sicuramente non era meritato quell'1-1, sicuramente ci ha messo un pochettino di nervosismo e di pressione, però ho visto che la squadra ha reagito bene, è andato apprezzato, è venuta su con tutti i giocatori. Ho visto anche bene il nuovo arrivato, il 94, mi sembra che abbia un bel fisico, sicuramente ci darà un buon apporto a questa squadra. Mi piace anche dire del collettivo, perché il collettivo è sempre importante, però su questo vorrei esprimermi su Aquino e su Davide, che sicuramente hanno fatto una grossissima partita. Napolano, vabbè, Napolano si conosce. Quello senti, che sarebbe bello parlare solo di queste straordinarie cose che fa questa. Ma tu perché squadra, sembra con me? No, dopo la partita, fammi godere. Noi vorremmo che si parlasse solamente di questo. Sì. Io questo, non c'è nessuna mia intenzione di polemica o di critica o di ironia da parte mia, perché penso che questa sia forse la cosa più bella, però. Purtroppo qualche volta emerge sempre queste problematiche che stonano un po', no? Sulla straordinarietà di questa squadra. Quali sono, no? Metteteci anche voi, insomma. Io più che metterci i soldi non posso metterci. Non è che posso andarci a lavorare, anche perché se ci vado a lavorare dentro la San Bettese non lavoro nella mia azienda, quindi è un po' difficile. Quindi più di metterci i soldi non posso fare, quindi più di questo io non so che dire. È chiaro, cioè, voglio dire, io penso che tutte le squadre, anche di Serie D, ma soprattutto di Serie D, hanno delle difficoltà oggi come oggi, perché non è semplice a fine mese cacciare sempre quei soldi che servono per gestire la squadra. Quindi questo è normale, si sa, lo sanno tutti, e penso che tutte le squadre hanno questi tipi di difficoltà. Noi ce l'abbiamo, ripeto, come tutte le altre squadre, e cerchiamo di risolverle come tutte le altre squadre. Ripeto, cerchiamo di risolverlo anche se un pochettino in ritardo, ma li risolveremo sicuramente. Io già l'ho detto, per quest'anno non abbiamo nessun tipo di problema per finire il campionato, per un altro anno è un punto interrogativo grande come la casa, perché dipende da molte cose, ma dipende dal fatto che il campo deve essere a norma e dipende dal fatto che dobbiamo vincere questo campionato, e poi dopo sicuramente ci potranno essere più soddisfazioni. Oggi dobbiamo andare avanti e cercare di fare il nostro dovere. Mercato chiuso anche in uscita? Assolutamente, il mercato è chiuso, penso che insomma la squadra sia spero che non abbia quelle sfortune che capitano, perché magari sai, si possono anche può essere anche che possono mancare diversi giocatori, però la rosa penso che sia questa, definitiva, e questa è quella che è la squadra, quella che dovrà finire questo campionato. Senti, domani vai a fare un ripasso sul San Giuseppe. Domani vado a fare una passeggiata, mi farà compagnia Ottavio, mi farà compagnia Gigi,
Andremo a vedere San Cesareo per vedere questa bella partita che secondo me è importante sì per la Sambettese, ma insomma è anche vedere la partita, perché il Termoli è sicuramente anche si è rafforzata a dicembre, quindi è sicuramente una bella squadra. Quindi andiamo a vedere questa partita per passare una bella mezza domenica.